Siamo qui a Borgincoronata, ricorre il 1500 anno dell'apparizione della Madonna. Come vedete vengono diversi migliaia e migliaia di pellegrini. Ogni carro rappresenta un comune, ogni carro c'è una devozione e rappresenta ciò che Papa Francesco sta in questo momento comunicando al mondo, che l'odio si combatte con l'amore. Anche noi siamo qui a riprendere questa grandissima manifestazione e anch'io chiedo la mia grazia. Della Madre di Dio incoronata, la benedizione di Dio a questi angioletti di Santa Gala di Puglia, rappresentano anche loro la cavalcata degli angeli. Al momento dell'apparizione doniamo la benedizione di Dio. Dio che è generoso nel benedire insegna a ciascuno di voi a benedire, benedire e non maledire, ricordatevi. No.
comuni. Vediamo se la gente oggi giorno. Degli Angeli 2016 il primo carro di Minervino Monte, realizzato dalla famiglia Macirella Pasquale, da Luigi Di Tria e dalla Scuderia San Francesco. Un carro trainato da due mugesi e un bisogno, la nostra vita. Guidaci nel cammino per la misericordia. Ci rivolgiamo con fiducia a te. Fa che portiamo sempre nei nostri cuori l'immagine del tuo figlio misericordioso. Avanzate! Evviva Maria! Non mi sento, evviva Maria! Continuiamo ancora con Minervino Monte! E ci racconta la storia e il messaggio che vuole portare ai devoti della Madre di Dio Incoronata. Proseguono la cavalcata degli angeli i pellegrini di Canosa di Puglia, guidati dal capogruppo Lombardi Angelo, nato alla scuola di un padre che accoglie con una grande festa il figlio minore, ritornato dopo aver sperperato la sua parte di eredità, vivendo in modo distrutto. Questa parola, questo padre, vuole la tenere nel giorno e lo dice quando questo avviene. Questa parola, lo esprime in modo tecnico e apposito, la realtà della conversione e del sacramento della riconciliazione, che permette di accostarsi con Cristo al Padre per avere la costruzione del suo perdono. Pertanto ci affidiamo alla nostra Madre Celeste, a colui che è Madre di Misericordia, affinché la sua protezione sia Thank you.
ma si deve essere un servizio di intervento del prossimo opera di carità quando la vita Lorenzo tu a finire la vita del loro le nostre tre ore a finire l'imperdonante il capito prima di morire la parte posteriore dell'anno abbiamo dovuto la vita di giocata a mangiare ai giorni quando si di Orta Nuova, dove troviamo diciamo parcheggiata tutta la carovana proveniente da Lavello, dalla mia regione, dalla Basilicata. Questa gente è già partita durante la notte per raggiungere il santuario della Madonna dell'Incoronata, dove ricorre il 1500 anno della sua apparizione. Adesso andremo a curiosare tra i carri qui parcheggiati, dove la gente si sta rifocillando. Salve!
Ciao, buonasera. Sì, anche lei pellegrinaggio per la Madonna? Sì, 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 da Lavello. Quindi il mio corregionale, io sono di Montalbano Ionico, siamo lucani. Sì, sì. Senti, quando siete partiti mediamente? Allora, la sveglia stamattina alle 3. Poi abbiamo organizzato l'ingolonamento dei carri, quindi sono arrivate alle 4:30, è iniziata la messa della Chiesa Madre a San Mauro e poi ci siamo ingolonnati e successivamente siamo partiti intorno alle 6. Da Lavello per venire direttamente a Ortanuova. Le tappe sono state Borgo Libertà e poi abbiamo attraversato Stornara e siamo venuti qua. Sì, quindi questo è un altro punto di rifocillazione, diciamo. Qui faremo, esatto, qui faremo la sosta notturna per partire domattina presto alle 3 e dirigerci prima a Borgo Ingoronata e poi andare a San Giovanni a Madonna. Ah, quindi diciamo fate la doppia tappa. Quanti anni che fa questa? Noi da Lavello è il 129esimo anno. Beh, quest'anno abbiamo raccolto anche 43 carri, che è un bel numero. Un bel numero, sì, sì, sì. Con tutti, diciamo, gli annessi, i ragazzi, ragazzine, le famiglie, siamo abbastanza numerosi. E come sempre Ortanuova ci accoglie nel miglior dei modi, sì. Con la Proluca e il Comune. Senti, pensi che queste cose finiranno o andranno sempre in crescita? Beh, io penso che avevo appena 14 anni avevo già iniziato a fare questa cosa qua. Se noi continuiamo, noi più grandi, ci portiamo appresso i ragazzini, io penso che questa cosa andrà avanti. Quindi ci vedremo a Viggiano quest'anno? A Viggiano, sì, come no. Ok, vediamo. Ci vediamo lì, la nostra padrona, esatto, lucana. Lucana, sì. Ok, qui da Ortanuova salutiamo il pubblico lucano. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ha dimostrato tutta la malattia.
dopo una pesca miracolosa. Ti fa capire che non bisogna di distinzioni, in questo momento si sta con continue guerre e aumento di costi. Il chiostro di Maria, di 1015 anni fa, ci deve essere di esempio, affinché ci sia più accoglienza e ospitalità verso quelle persone meno fortunate. Grazie ancora per questi insegnamenti, popolo di Maria, devoti di Maria, siete pieni di bei sentimenti, di belle cose. Il desiderio però della mamma è che tutte queste cose belle che scriviamo, poi le dobbiamo pure vivere. Quindi Maria, la mamma nostra, ci inviti a vivere le belle parole che stiamo... La partecipazione alla giornata degli angeli, la famiglia e anche la Madonna, hanno affrontato il cuore Ha richiamato la voce in vita la figlia di Carlo, ha invitato il giovane ricco a servire. Insegnaci la vita, insegnaci a vivere come tu hai vissuto.